Sono le 17:02. Brown the Rocks. Join the club. E buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'aggiornamento sulla situazione Covid, hashtag io resto a casa, la voce del sindaco. La parola a Checco per una piccola introduzione. L'introduzione riguarda quello che saranno gli ospiti della giornata. Ovviamente l'ospite oramai è diventato speaker honorem, il sindaco Gianni Fogliato, che oggi interverrà un pelino più in ritardo, verso le 17:35 circa. E prima di lui interverrà Claudio dell'associazione Micò a presentarci quello che è il progetto Humus, che è un progetto molto molto interessante che riguarda leggo la prima riga di che cosa è Humus: è la soluzione integrata ai problemi dell'assunzione di manodopera in agricoltura, quindi riguarda tutto quello che sono le aziende agricole del territorio, non solo cuneese, anche regionale. L'associazione comunque opera nel territorio cuneo e provincia e anche regione, però principalmente qua. Queste sono le cosa avverrà dopo. Aggiorneremo anche quelli che sono i dati, ma prima di quello dobbiamo mandare la sigla di buon auspicio. Allora Checco, dacci i numeri anche oggi, dai. Soprattutto il primo numero che do è quello dell'ultima ora, che arriverà a breve l'app Immuni, che è quella per monitorare gli spostamenti. Quindi io adesso non voglio sbilanciarmi su quanto sia un bene o un male, sicuramente è un bene a livello di controllo delle uscite e tutto, ma il 1984 di Orwell è arrivato con un po' di latenza, ma c'è, ma questa non è niente di brutto, di grave. L'importante è che l'utilizzo che le persone ne fanno di quello, non le persone che gestiscono l'app, sia sensato e non di controllo intimo, ecco, finché un controllo di spostamenti ci può anche stare. Ma andiamo ai numeri, quelli che riguardano soprattutto Bra. Il primo numero è, dico, da ieri sul sito della Regione Piemonte il dato rimane fermo a 108. Ricordiamo, ieri il nostro sindaco ci ha ricordato che ci ha annunciato che ieri c'è stato un guarito e un decesso. Il dato da qua, da ieri, non si è spostato, rimane a 108 e basta. Questo è il dato che riguarda Bra. Dopo, nella telefonata del sindaco, vedremo se ci saranno aggiornamenti. Attualmente in Italia ci sono 106.607 casi positivi, più 1.189 rispetto al giorno prima, con un trend di crescita del più 1,13%. I decessi salgono ancora a 22.170, più 525. I dimessi guariti arrivano a superare i 40.000, con più 2.072 rispetto al giorno precedente, quindi comunque veramente un aumento di guarigioni abbastanza
diciamo buono, valido. 168.941 sono i casi totali da inizio epidemia, più 3.786, anche questo dato in leggero calo, al 2,29%, quindi quasi il 2,3%. Cosa dicono i numeri? La curva epidemica dei contagi totali giorno su giorno a livello nazionale segna, in data 16 aprile, ovvero ieri, più 2,2%. Il giorno prima in realtà era 1,6%, quindi in leggero aumento rispetto al giorno prima, ma in leggero calo se pensiamo a quello che era il dato di qualche giorno fa, di qualche settimana fa. Per ora il trend non cresce troppo, non si abbassa neanche considerevolmente, però vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni e soprattutto se queste misure stanno portando a veramente a quello che è un abbattimento del caso di contagi. La Lombardia, che è la regione che ha più contagi, arriva a 63.094, e il Piemonte 19.108. Il Piemonte sale di 879 casi rispetto al giorno prima, la Lombardia sale di 941, quindi stiamo avendo quello che è un momento di crescita abbastanza alta di casi. Ieri ce ne sono stati di più in realtà come casi, quindi il dato Piemonte è in leggero calo rispetto al giorno prima. Andiamo per province del Piemonte, visto che adesso è la regione di cui si parla di più perché è la regione con la percentuale più alta di crescita, con il 4,82%, come già detto. Torino è la provincia con più casi di contagio, 9.116. Alessandria segue con 2.580, con anche la percentuale più alta di crescita, 7,19. La provincia di Cuneo, che è quella che ci riguarda, 1.814 casi totali, con più 1,28% di crescita, quindi una crescita relativamente bassa, anzi che è in linea, in piena linea con quello che è il caso Italia. Legato invece al territorio Cuneo, divido ancora in ASL Cuneo 2, leggo quello che è il comunicato che ieri sera è arrivato da ASL Cuneo 2, lo leggo ovviamente parzialmente, leggo quello che sono i dati che possono interessare. Alla data odierna, ovvero di ieri, sono stati effettuati su residenti di ASL Cuneo 2, vuol dire territorio Alba Bra, 2.932 tamponi, quindi solo sul territorio ASL Cuneo 2, non in tutta la provincia di Cuneo, grazie ad un notevole sforzo organizzativo degli ultimi giorni, 550 dei quali sono risultati positivi. Adesso poi ci sono dei dati che ASL dà anche, l'età media dei risultati positivi è di 54 anni, e spiega anche il dato, l'età si abbassa perché vengono testati molti operatori sanitari e contatti di casi in età più giovane, quindi il dato di 54 anni che è un dato in ribasso come età media dei casi di contagio. Ad oggi, sempre sul territorio ASL Cuneo 2, si registrano 60 decessi, età media 73 anni, ovvero l'11% dei positivi, uguale alla media regionale, anzi direi ancora al di sotto di quella che è quella nazionale, leggermente al di sotto. E 55 pazienti guariti, vale dire pazienti con doppio tampone negativo nel giro di 24 ore, perché ricordiamo, dopo il periodo di quarantena di 15 giorni viene fatto un doppio tampone a distanza di 24 ore per vedere se c'è la negatività in entrambi. I reparti di ricovero attivi presso San Lazzaro di Alba offrono più di 100 posti letto e sono quasi al completo, e dunque importante rispettare le restrizioni al contatto sociale, proprio per ridurre il peso sulle strutture sanitarie. Ed è per questo che a volte si chiede, perché a volte l'uscire potrebbe non comportare nulla di grave, ma allo stesso tempo un caso in più può pesare più di quanto sembra. Ultima parte che leggo, particolare attenzione è rivolta ancora alla situazione delle strutture residenziali per anziani e disabili, dice l'ASL, il comunicato ASL, perché ovviamente c'è scarsa possibilità di isolamento sociale tra gli ospiti e la loro fragilità clinica ed anagrafica predispone la diffusione locale del contagio. Per quello giustamente c'è molta più attenzione, soprattutto visti anche il ritardo con cui è stata, adesso al di là di chi è la colpa, come sempre l'Italia, ma il mondo cerca sempre un colpevole, in questo caso adesso l'importante è che sappiamo che adesso viene monitorato costantemente. Si stanno eseguendo i tamponi in tutte le strutture in cui vi sono stati casi accertati, sospetti o sospetti asintomatici. Ad oggi solo quindi nelle case di riposo e
strutture residenziali per anziani o per e per disabili, sono stati effettuati 911 tamponi solo sul territorio ASL Cuneo 2. Ultimo invito è quello di dire ai cittadini: sono invitati a non presentarsi presso l'ospedale o gli ambulatori se non per prestazioni o esigenze assolutamente non dilazionabili. Utile un consulto telefonico col proprio medico di medicina generale, o consiglio anch'io la guardia medica, o in caso ci si sentisse veramente male anche chiamare il 112/118. Questo è tutto, e mi manca però la parte internazionale, che però dico dopo, la dico verso la fine. Oggi venerdì 17 aprile, giusto ricordarlo, perché come abbiamo detto anche questa mattina, venerdì 17 in anno bisesto, e quindi siamo a posto, siamo a cavallo, e soprattutto il mondo è a cavallo, perché gli Stati Uniti veramente sfiorano quasi 700.000 casi di contagio, con 667.801 casi e superati i 32.000 decessi. E questo qua è veramente un dato sconfortante. Bisogna vedere adesso quanto ancora incrementerà questo dato, perché spero che a un certo punto soprattutto gli Stati Uniti si fermeranno. La Spagna è il secondo paese per numero di contagi, con 185.000 circa, e l'Italia, l'abbiamo detto, 168.000, quasi 169.000. E però l'Italia adesso, gli Stati Uniti sono quelli con il numero più alto di decessi, seconda l'Italia con 22.170, la Spagna 19.315, la Francia 17.941 decessi. Come ricordo tutti i giorni, quello che è il dato, la percentuale di decessi su i casi positivi, in Italia è il 13,12%,
dato che comunque tutti i paesi europei, ad eccezione di Germania e Svizzera, sono tutti abbastanza conformi, vanno dal 10,5 della Spagna al quasi 14 del Belgio, che è quello con la percentuale più negativa di casi di decessi sui casi di contagio. Quindi questo è un dato abbastanza sconfortante, però in tutti i paesi europei la curva si sta alleggerendo. Stanno crescendo però i contagi in Russia, ma vedremo cosa succederà. Speriamo che non succederà nulla, perché la Russia ha un tasso di letalità dello 0,83%, quindi in Russia è ancora meno potente che in Germania il virus, a quanto pare. Adesso però arriviamo nella nostra parte di coinvolgimento del territorio. Stiamo per telefonare a Claudio, associazione Mico, che ci parlerà del progetto Humus, che se volete potete andare a visitare anche il sito Humus con la H, humusjob con la J.it, ed è molto interessante, ce ne parlerà lui in questa telefonata. Devi forse spostare la lineetta a destra, perché io lo metto sempre a metà. Pronto? Sì. Ciao Claudio, sì, sei in diretta telefonica, abbiamo avuto un piccolo imprevisto con il marchingegno delle telefonate. Ti lascio veramente presentare quello che è Mico, quello che è il progetto Humus. A te la parola. Ottimo. Beh, ciao a tutte, ciao a tutti. Mico è l'associazione di cui in realtà avete già parlato, da cui nasce la progettualità di Humus, che è stata una progettualità che in Valle Grana, una piccola valletta qui del Cuneese, ci ha visti provare un progetto sociale di inserimento per i migranti che erano arrivati in questa valle, che non aveva mai avuto rapporti con numeri così grandi di persone provenienti dall'Africa fondamentalmente. Quindi all'apertura del centro di accoglienza a Monterosso Grana per richiedenti asilo, 23 persone sono arrivate e hanno un po' sconvolto la valle, mettiamola così. Ci si è adoperati insieme anche all'amministrazione comunale di Monterosso. Abbiamo pensato di puntare molto sull'inserimento lavorativo di questi migranti e adoperato quindi uno sportello lavoro di contatto manodopera con le aziende del territorio. Ho iniziato a lavorare insieme alle aziende, soprattutto agricole del territorio, si è creato un circuito virtuoso, tale per cui abbiamo iniziato con le aziende a pensare a un corso di formazione molto pratico sull'agricoltura, che potesse coinvolgere tutta la popolazione, non solo i migranti, per creare un ponte, una relazione virtuosa. Quindi la formazione, lo sportello lavoro e la costruzione di rete tra le aziende che stavano già creando tra di loro, attraverso lo strumento del contratto di rete, la possibilità di collaborare, di condividere strumenti, strutture di trasformazione, mezzi agricoli, ma anche la manodopera, ci ha fatto creare un modello interessante che abbiamo cercato di esportare. Piano piano siamo usciti dalla valle, abbiamo fatto anche un percorso di accelerazione di impresa per provare da progetto sociale a diventare un'impresa sociale. E ad oggi stiamo riuscendo a creare quello che avevamo in mente, che è questa impresa sociale che è Humus. Humus proprio serve e vuole dare un servizio alle aziende agricole per consentire di assumere in maniera regolare. Sono tanti i problemi che comportano le aziende a non potersela fare, e quindi proviamo a risolverci. Infatti leggo proprio sulla pagina humusjob.it il perché: nasce per combattere quello che infatti le derive del caporalato, di cui si è tanto parlato, e a volte si è riuscito a risolvere qualcosa, ma purtroppo è sempre una situazione attuale. Quindi è molto interessante questo progetto in merito a quello. Certo, sì, è assolutamente un dramma quello che succede nelle nostre campagne negli ultimi anni, poco affrontato. Noi non pensiamo di risolverlo, abbiamo provato a dare degli strumenti alle aziende per far sì di avere anche un'alternativa, perché se è vero che i prezzi dei prodotti agricoli sono bassissimi e quindi le aziende da qualche parte devono anche tirare per poter stare in piedi, noi quello che proponiamo è appunto la possibilità di avere manodopera formata, quindi di provare ad investire maggiormente, di avere strumenti anche per condividere con altre aziende il carico delle spese attraverso appunto la rete. E questo a nostro avviso è uno strumento
momento studiato insieme alle aziende che consente un po' di contrastare le difficoltà di assunzione. Ecco, in su, più prego, finiti, lascio finire. Figurati, rispetto al caporalato, l'idea è: se c'è un'intermediazione illecita, significa che l'intermediazione è necessaria. Infatti. Noi non facciamo intermediazione, abbiamo studiato un sito, una piattaforma che mettiamo a disposizione per far sì che i lavoratori e le aziende possano incontrarsi senza dover trovare nella irregolarità uno strumento più facile. Quindi lavorare per creare strumenti che siano più facili, più competitivi, tra virgolette, di quello che è, se vogliamo, l'illegalità. Questa è un po' la mira. La domanda che ti faccio è questa, cioè ovviamente voi siete, abbiamo già detto, Vallegrana, quindi poi Micò, Cuneo, comunque della provincia di Cuneo, territorio cunese. Ma Humus che territorio diciamo intende coinvolgere? Guarda, sì, siamo partiti in realtà da Cuneo, abbiamo lavorato tanto, siamo andati anche su altri territori, sul milanese paradossalmente, che ci ha chiamato per capire e esplorare le potenzialità di questo approccio. Oggi siamo usciti con una piattaforma online che appunto è Humus Job e che ha iniziato ad andare online da pochi giorni, soprattutto per popolarsi di lavoratori, e siamo contenti perché in 3 giorni abbiamo 400 iscrizioni, quindi sta andando molto bene, e ci rivolgiamo a tutta la provincia, ma in realtà tutta la regione Piemonte, perché abbiamo anche un po' recepito la necessità di uno strumento in questo momento di emergenza, di manodopera, di difficoltà di trovare lavoro, di non poter uscire, e quindi abbiamo accelerato, abbiamo portato avanti questa piattaforma che chiamiamo beta, perché comunque cerchiamo sempre anche di modificarla e migliorarla grazie ai feedback degli utenti, e quindi il nostro territorio non solo è la provincia ma è tutta la regione. Speriamo che tutte le aziende della regione, quando l'apriremo la prossima settimana, troveranno nel nostro bacino di utenti della piattaforma uno strumento utile per appunto portare dei lavoratori nei propri campi. L'idea già nasce con dei buonissimi propositi, e per esperienza i buoni propositi, se sono buoni veramente, arrivano sempre a qualcosa di concreto e soprattutto di eticamente corretto, perché poi quello questo è. Tra l'altro, prima leggevo su Rai News una notizia che fra poco arriverà l'estate e si dirà non uscite nelle ore calde e mangiate tanta frutta e verdura, ma se non c'è nessuno a raccogliere questa frutta e verdura, sicuramente, diciamo, perché c'è anche leggevo c'è molta richiesta di manodopera a livello di territorio italiano adesso in questa regione, in questa provincia. Non so proprio come sia la situazione, ma penso che comunque, se nasce questo progetto, vuol dire che qualcosa funzionerà, e sicuramente bene, credo. Beh, dai, guardi, ce l'auguriamo. I numeri oggi che raccontano a livello nazionale sono di 350.000 persone che non sono riuscite ad arrivare, che sono gli stranieri che solitamente ogni anno arrivano per la raccolta, sì. E quindi dobbiamo trovarceli in casa, solo che non possiamo uscire, per cui lo strumento internet, come vediamo per chi lavora online, facciamo le videochiamate tutto il giorno, è molto interessante. Una cosa da sottolineare è vero, c'è un'emergenza, c'è una necessità. Succede spesso che quando ci sono poi emergenze e necessità ci si dimentichi di alcuni pezzi, quindi noi è vero proponiamo lavoro e lavoratori, mettiamo a disposizione uno strumento, ma il nostro target e la nostra mira è sempre che poi si creino dei contratti, che poi ci siano delle giornate lavorative effettivamente dichiarate. Certo. Quindi continuare a non abbassare la guardia anche in un momento dove c'è necessità rispetto alla regolarità del lavoro, questo è quello che vogliamo continuare a portare avanti sia a livello pratico che a livello di messaggio, e che penso ci caratterizzi anche rispetto poi ad altri strumenti che per fortuna anche grandi realtà stanno mettendo a disposizione, per cui siamo online, a breve lanciamo la prossima settimana, siamo anche emozionati e stiamo lavorando tanto, ma siamo contenti e ci auguriamo anche che la terra torni ad essere protagonista. Sì, anche perché la frutta e la verdura in smart working non si può raccogliere ancora, e meno no, male diciamo. Guarda, assolutamente. Claudio, io ti ringrazio per l'intervento e ci sentiremo sicuramente fra qualche settimana per capire anche un po' l'andamento di questo progetto, che appunto sono contento che abbiate creato, perché è veramente una cosa molto 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 bella, ecco, cioè soprattutto dal punto di vista della correttezza del contratto lavorativo, ecco, che noi diamo spesso bene, per scontato, ma così non è, ecco. Grazie ancora. Assolutamente. Buon grazie pomeriggio, buona serata e a presto.
Ciao, grazie mille. Grazie. E allora facciamo di nuovo un po' la marchetta di quello che è stata questa telefonata. Abbiamo parlato con Claudio, Associazione Micò di Cuneo, che si occupano di migranti, e soprattutto hanno creato quello che si chiama progetto Humus con la H, humusjob.it. Se andate sulla nostra pagina Facebook, poco fa abbiamo condiviso un post che parla di questo progetto. Qualora cercaste anche lavoro in quel campo lì dell'agricoltura, sapete che c'è bisogno di manodopera in questo settore, un po' come ha detto Claudio. Adesso tutti quelli che erano i braccianti, i lavoratori che prima si spostavano per venire, ora ahimè per le aziende non possono più muoversi, ma allo stesso tempo, come dice lui, bisogna cercare la manodopera a casa nostra, usando un po' degli eufemismi classici. E quindi fatevi avanti, soprattutto quelli che a questo momento non hanno un lavoro e hanno difficoltà a reperire reddito. Io manderei una canzone che Marco ha scelto. Marco, presentacelo, dai. Bruce Springsteen con Glory Days. Mi hai preso la sprovvista. Torneranno anche i Glory Days, dai. E qua invece io voglio adesso, oggi
prima di chiamare il sindaco, a cui ho promesso di chiamarlo un pelo più tardi, voglio leggere due notizie che arrivano dal nostro grande e geniale, mitico, vabbè, tante cose possiamo dire, amico, nonché lo ripudiamo, scherziamo, Danilo Lusso, articoli di Idea Web TV, emergenza Covid-19, Nicola Brizio, nonché il nostro speaker. Si parla di emergenza, si parla di Nicola. Un'intervista bellissima, tra l'altro vi invito a leggerlo, quindi scrivete, basta che andate su Idea Web TV e cercate l'articolo con Nicola, cioè con l'intervista a Nicola Brizio. No, è una lettera di Nicola Brizio, chiedo scusa, per una nuova editoria forse utopica ma sicuramente necessaria. Questo è il titolo dell'interessante lettera che ha scritto il nostro molto sintetico Nicola Brizio. Questa è una battuta ironica, no, però è veramente molto interessante. Emergenza Covid-19, protezione civile poca paglia, caposaldo del comune Roerino, quindi il grande lavoro che si fa, la protezione civile di poca paglia. Siamo 17 volontari attivi, purtroppo l'età avanza e subentrati giovani non ne abbiamo, e quindi si augurano che ne arrivino le nuove leve nella protezione civile. E infatti su questo voglio entrare velocemente. La protezione civile è sempre stata una di quelle cose che ho sempre visto per quelli che la facevano poi dopo a un certo punto. Sì, ecco, sono d'accordo con te. E invece no, oggi ci rendiamo conto che potrebbe essere per tutti, soprattutto per chi in questo momento... per motivi superiori e non per quelli che già non avevi voglia di far nulla prima, magari non hanno adesso tanto da fare, possono dedicarsi al volontariato. Ho tanti amici, tanti conoscenti che si sono proposti, Croce Rossa, chi protezione civile, quindi se avete 30 anni, 40 anni, 22 e in questo momento lo state lavorando, 18 un giorno va bene, è un minuto, quindi auguri a te che hai appena compiuto gli anni e ti abbiamo obbligato a fare volontariato. È arrivato il momento della telefonata al sindaco Gianni Fogliato, che ci aggiornerà sulla situazione braidese, su quelle che sono le comunicazioni importanti che avrà da fare. E c'è stata poi una domanda fatta ieri sulla scuola, adesso lui ci risponderà oggi. Ciao. Pronto Gianni, ciao, oggi Marco e Checco Brown the Rocks, ti lasciamo la parola. Ciao e buon pomeriggio a tutti gli radioascoltatori. Credo che potrei sfruttare col tempo che mi concedete per alcuni chiarimenti e puntualizzazioni su alcuni servizi che abbiamo messo in piedi e anche per rispondere, e partirei proprio da quello, alla domanda lasciata in sospeso ieri. E sì, devo dire anche grazie alle domande che arrivano, permette anche a me come sindaco di riuscire ad avere anche sempre di più maggiori conoscenze di tutti i vari aspetti del comune. Spero di aver compreso bene qual era la domanda che veniva fatta dalla vostra ascoltatrice. Dove, adesso non ricordo se era uomo o donna adesso in questo caso. Ah, ho capito. Adesso nel momento non mi ricordo. Sull'aspetto di un documento che certifichi le spese scolastiche, quelle effettuate, pagate al comune, che possono poi essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Sì, questa era la domanda, l'ho appena trovata. Ecco, l'ho capita in questo modo, perché è vero che l'anno scorso e anche quest'anno, ecco, se non vi era purtroppo questa pandemia, questa dichiarazione avremmo usato anche il canale scolastico per farla arrivare alle varie famiglie che hanno effettuato spese in tal senso nel corso del 2019, e che possono portarle pertanto in detrazione dei redditi. Volevo ricordare però due cose. Una è che veniva usato l'aspetto anche del canale scolastico, ma comunque ognuno la poteva autonomamente avere tramite lo scarico dal nostro sito comunale, usando il nome utente password che è stato, viene consegnato a tutte le famiglie a inizio anno. Vi è anche una funzione all'interno del sistema per chi, a me capita sovente, ha dimenticato la password, per riaverne un'altra e pertanto esattamente per il recupero della password.
Pertanto esiste comunque, queste dichiarazioni sono già caricate a sistema, pertanto ognuno usando nome utente e password può scaricarla oppure può attivare il recupero password nel caso si trovasse in quella situazione. Vorrei anche però ricordare che comunque le dichiarazioni dei redditi sono spostate a settembre, pertanto si ha più tempo e se proprio non riesce queste cose qui, pian piano nella ripresa speriamo anche che i vari uffici possano ritornare completamente attivi e poter sfruttare anche altri canali. Però ricordo che sono già in essere attualmente sul sito del comune. Perfetto, questo è chiaro, adesso lo scriveremo anche poi privatamente. Sperando di avere, e se non è stato così, chiedo scusa anticipatamente, sperando di aver compreso bene qual era l'ambito e la portata della domanda. E visto che siamo in tema di appunto chiarimenti, eccetera, ritengo opportuno su alcuni servizi perché mi hanno contattato, ci hanno contattato anche altri colleghi, hanno contattato delle persone, altri colleghi di giunta che hanno mandato anche delle email in tal senso, allora è meglio chiarire. Il primo è il servizio che ritengo molto utile, quello predisposto di sportello psicologico che abbiamo messo in piedi grazie all'Associazione Psicologi per i Popoli e grazie anche al coinvolgimento di tanti liberi professionisti presenti nella nostra città. Ecco, vorrei subito chiarire che si può accedere a questo servizio anche in forma anonima. Okay. Non è obbligatorio dare i propri dati personali. E poi, passatemi il termine, spero di non essere frainteso e di rispettare tutti, non è il fatto che uno deve sentirsi, tra virgolette, debole sotto questo aspetto qui e pertanto propenso, non so, a momenti di depressione, eccetera, allora già lo sono, allora usufruisco anche di questo servizio, ma è veramente per tutti, perché ci rendiamo conto che in questo momento vi sono difficoltà nella gestione familiare, vi sono anche difficoltà nel far fronte alla quotidianità, anche per dire, anche le uscite permesse, cioè il fatto di andare al supermercato e non poter accedere subito, ma dover fare una coda a volte anche lunga fuori prima di poter accedere, perciò tutto un cambiamento dei vari tempi, sul fatto dell'educazione dei figli, sul fatto che comunque io ho un'attività economica, un negozio che in questo momento non ho l'autorizzazione ad aprirlo, sono a casa, non ho fonte di reddito, ecco, ne ho fatto solo alcuni esempi, possono essere tanti altri, certo. Possono portare veramente a dei forti momenti di tensione. Il fatto di poter e sconforto, anzi forte, quel termine lì è ancora più corretto credo che il parlare con dei professionisti, parlare in forma anonima, eccetera, se uno ritiene possa essere importante, che possa in qualche modo dare una mano. Ecco, forse non l'abbiamo mai chiarito così bene questo servizio e ci tenevo a entrare un po' nel merito per far sì che qualcuno che forse prima l'ha escluso perché dice ma no, ma io non mi trovo in quella categoria lì, non devo, io poi se comunico mi chiedono tutto eccetera eccetera, ecco, ci possa riflettere eventualmente usufruire. Altro aspetto ed è venuto dopo che ieri ho parlato sia dell'emergenza alimentare da non confondere con il servizio fatto dal nostro volontariato per la spesa a casa o i farmaci a casa per coloro che non hanno una rete parentale, ecco, è questo il tipo di servizio che noi abbiamo messo in piedi.
anche qui da non confondere, altra cosa, ma altrettanto importante, è la piattaforma messa in piedi dall'ASCOM e anche con la collaborazione divulgativa del comune, so che tante altre realtà hanno anche collaborato alla piattaforma Tutaca, cioè quella di usufruire di questa rete di esercizi commerciali che hanno aderito, dove le persone possono direttamente chiamare e pertanto avranno la spesa a domicilio. Ecco, però è un altro aspetto rispetto al servizio messo in piedi dal comune, che per quelle fasce deboli che si trovano proprio senza una rete parentale che possa occuparsi dell'approvvigionamento della spesa o dell'approvvigionamento del farmaco. È giusto averlo anche chiarito in questo senso, ecco. Posso permettermi una domanda? Sì, che è prego, arrivata prego. Oggi pomeriggio, prima della puntata ovviamente. Innanzitutto, prima della domanda, fanno una ulteriore segnalazione che si collega a un'altra segnalazione di un altro nostro ascoltatore, che soprattutto in orario serale pare che la gente si sia dimenticato del creare assembramento. In certe zone si vedono tante macchine, tante troppe passeggiate, troppe persone in questo senso, diciamo, che escono in orari dove non ci sarebbe da andare a fare la spesa. E riguardo questo ci fa anche una domanda. Riguardo le prossime settimane, le prossime due domeniche di aprile, quindi ci sarà anche sabato 25 aprile, festa della liberazione, sono regolate da uno specifico decreto nazionale, regionale o comunale? Ognuno è libero di aprire o chiudere a propria discrezione? Fanno questa domanda. Esatto, l'anno che vi era stato un provvedimento specifico da parte della regione Piemonte che riguardava il lunedì di Pasquetta e la domenica di Pasqua, però la normativa di legge stabilisce che i supermercati, a loro decisione, ecco, e anche i continenti, possono rimanere aperti per i generi alimentari o i generi per l'igiene della persona, eccetera. Questi possono rimanere aperti. Questa è la normativa che abbiamo attualmente in vigore. Poi l'esercizio commerciale, come il supermercato, a sua scelta può decidere di non aprire. Sul tema del 25 aprile, al momento questa è la normativa generale, e se poi ci sarà qualche decisione di ente superiore l'accoglieremo, ecco, ma al momento non mi risulta alcuni provvedimenti specifici per quanto riguarda il 25 aprile. Perfetto, chiarissima la risposta. Qualora appunto se ci fossero degli aggiornamenti, tanto li sapremo sia da canali istituzionali, cioè da eventuali altri decreti, o da quello che è il nostro canale con il sindaco. Certo, certo. Domande in questo caso adesso sono finite, perché poi appunto sono arrivate queste segnalazioni soprattutto in ambito preserale, intorno alle 8-9 di sera, ecco, una fascia oraria dove, ammetto, è bellissimo a quest'ora con questo clima passeggiare, però giustamente, come sappiamo, ecco, non si fa. Questo non è una constatazione corretta sul fatto che è anche molto bello, eccetera, però stiamo affrontando una sfida molto importante, è vero, sono noiosissimo nel ripeterlo, saranno giorni cruciali dove veramente ci devono vedere coinvolti tutti nella fermezza. Se posso, dimenticando alcune email che mi sono arrivate e sono collegate all'aspetto dell'emergenza alimentare. Sono arrivate a me come sindaco, però vorrei, l'ho fatto direttamente, però vorrei usare anche i vostri microfoni, perché trovate delle email di ringraziamento per la celerità e per il lavoro fatto. Credo che questi ringraziamenti vadano al nostro personale comunale, perché sono loro, indipendentemente dal lavoro che normalmente svolgono nella quotidianità e in tempi ordinari in comune, ma vi sono state diverse persone che nel loro compito ordinario sono altre cose, sono altri aspetti,
si sono messi al servizio, a potenziare, a mettersi ad aiutare dei dipendenti che invece si occupano normalmente nel campo delle politiche sociali, e veramente lavorando senza risparmio di tempo, lavorando anche in giorni festivi, sono riusciti ad onorare in tempi rapidi la consegna, cioè la predisposizione e poi la consegna dei buoni spesa. Ecco, questo è importante, farlo tramite anche i vostri microfoni, perché in questo momento, avendo l'onore di rappresentare BRA, è bello che anche BRA sappia rendere conto del tanto impegno che tanti dipendenti comunali in questo momento in tanti settori stanno facendo per la loro città. Poi dimmi se sbaglio, cioè il personale comunale, personale comunque che lavora in comune, non solo fa fronte a quello che è l'emergenza Covid, quindi lavorare a quello che possono essere i buoni, i comunicati stampa, eccetera eccetera, ma c'è anche una macchina tra virgolette ordinaria che deve andare avanti, una macchina comunale che deve continuare ad andare avanti, quindi c'è, certo, un lavoro costante che viene portato sempre avanti. Questo tenete conto, le risposte possono essere sia qui perché vi è la presenza in comune della persona fisica, ma anche le risposte vengono date da casa, e pertanto seguiamo tutte le questioni, torno a dire, quelle non prorogabili che i nostri cittadini hanno bisogno. Se hai, io domande non sì, ne ho più. Avrei ancora due aspetti. Uno, perché è apparso sulla stampa di oggi, ecco, dove vi è proprio rimarcato sotto il titolo Libri, giochi e canzoni, divertimento per grandi e piccini sul canale YouTube del Comune di Bra. Ecco, questo è importante, rimarcare quello che è stato caricato e che viene caricato nel tempo di volta in volta, sia dai nostri uffici o da cooperative che lavorano per i nostri servizi, ma anche da tante realtà associative presenti nel nostro comune, che si sono messi al servizio dei cittadini. Non so, cito il circolo damistico di Bra, l'Ordine della Rocca, che hanno caricato corsi per alcuni giochi eccetera. Pertanto questo io l'ho citato, ma non voglio far torto a tante altre realtà. Ma sul circolo damistico posso dire che ho seguito il video, è veramente meraviglioso, perché poi il genero di chi ha fatto il video è il nostro speaker, quindi possiamo anche spingerlo un po' di più, dai. Ecco, questo scherzo, un grazie a tutto questo ed aiuto, l'ho sempre rimarcato, che è vero che a livello nazionale vi sono altri canali più importanti, eccetera, ma il fatto in qualche modo che vi sia una realtà di Bra che ti collega alla tua famiglia di Bra è importante, è continuare comunque a tenere delle relazioni. Pertanto, se altri vorranno ancora mandare materiale, ben venga. E ho citato questo adesso perché vorrei chiudere così il breve intervento di oggi, prima di lanciare l'importante appello. È proprio il tema delle relazioni, dove invece mi hanno mandato un articolo che in anteprima, che forse che penso apparirà su un giornale cittadino, dove mi ha colpito la riflessione. Molti di noi abbiamo paragonato questo periodo, a volte si usa proprio il termine siamo in guerra, abbiamo una battaglia forte da vincere, eccetera. E la sua riflessione che mi ha colpito è che quando c'è il dopoguerra, eccetera, vi sono da ricostruire delle opere, delle strutture, eccetera, sono importanti. Nel nostro caso è certamente fondamentale. Nel nostro caso, però, sarà importantissimo e delicatissimo il ricostruire il tessuto sociale.
messo a dura prova da questo momento in cui ognuno di noi deve rispettare certe regole. E il fattore relazione e il fattore della responsabilità di ognuno e dell'interdipendenza uno dall'altro, visto in un'ottica nuova, sarà molto importante. Sono d'accordo su questa affermazione della ricostruzione del tessuto sociale. Poi sarà il lavoro più grande, più dispendioso. Perché vuol dire lavorare su noi stessi e sulle persone. Infatti. Ti lascio allora al consueto slogan, ecco. Sì, possiamo anche chiamarlo slogan. Una buona serata a tutti, ricordiamoci sempre, aiutati ed aiutaci. Grazie dell'intervento, buon lavoro a te e a domani e buona serata. Grazie. Abbiamo parlato adesso col sindaco Gianni Fogliato, che ci ha dato appunto tutte le nozioni che ci doveva dare, ha risposto alle domande a cui doveva rispondere ieri e anche a quelle che sono state fatte oggi. Mandiamo una canzone e rientriamo con la riflessione finale e la chiusura di Bello. Una classe di classici, figli di ho dubbi amletici, tipici dei 16. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, fedessi. Amici che spesso mi chiamano Nancy. In defessi mi pressano come uno stencil. Boss Spencer e Terenzi, repressi con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti. Da divi che invidi, vengono i brividi. Se per fare i fighi lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone. Non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano. Se sei mite di te ridano come dito ta. Però che mal sento come me sa che quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che metto fuoco intorno a me. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, questa bella gente. A fianco al mio banco un ippopotamo sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi maravitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi. Mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi, studio in una classe di rissosi, eccitati dai globuli rossi manco fossero bella rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto il cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro Warhol e Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli del cazzo e più gay, più dreadlock e meno Moncler, più stratocaster e meno DJ. Chiama la strega di Blair, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente. Io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, inclina ad azioni violente. Si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso, meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto. Perché non dicono io mi interesso, che se inculi non ci presso. Dunque, tanto il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi come Francesco d'Assisi e Pippi calze lunghe. Vabbè, il buon Cabarezza regala sempre dei testi che sono delle perle. Più Fender e meno Telecaster, cioè più Fender e meno Telecaster, meno più Fender e meno DJ, perché, tutta la vita, perché io sono più per la strato che per la tele, quindi va bene, però il senso sì, no. Era il più senso... musicisti e meno DJ, sì, no, assolutamente d'accordo. Assolutamente. Tra l'altro volevo fare questa, la mia riflessione finale vuole partire dalle notizie che ho letto adesso. La prima notizia che leggo è quella che riguarda la scuola. Il ministro Azzolina, cioè, ok, è una bella comunicazione, ma mi sento di, mi fa un po' ridere come detta.
Non si prevedono quindi inizio scuola, quindi si concretizza sempre un po' di più il fatto che la scuola non riprenderà, e dice, no, mi viene da ridere, tutti promossi ma la pagella sarà vera. Cioè, ok, sono d'accordo, perché comunque gli insegnanti stanno facendo un gran lavoro, infatti, no, però dico, fa ridere tutti promossi ma pagella vera, perché giustamente quello che può essere la contestazione di quello è tutti promossi sì, ma con quale merito io promuovo uno anziché l'altro? Non è una questione di merito, si parlerà poi già, come diceva anche il professor Antonazzo qualche giorno fa nell'intervento, settembre, sicuramente si pensa al fatto di slittare la scuola a ottobre, e a settembre ci sarà quello che un po' essere il recupero di chi è stato promosso con, diciamo, con un po' di riserve. Ecco. Con il coronabond. Con il coronabond, infatti. Altra cosa che leggo, molto, molto interessante, anzi divertente anche questa, cioè divertente ma angosciante. Tre astronauti che tornano dopo 6 mesi attorno alla Terra, ritornano e trovano veramente la situazione, cioè loro stessi commentano questa situazione inquietante. Persone che sono 6 mesi che non vedono nient'altro che loro stessi chiusi in una navicella grossa come forse un gabinetto. Cioè sì, perché... questa volta il messaggio poteva essere al contrario, cioè da Houston alla navicella abbiamo un problema, non tornate giù, state su altri 6 mesi. Ma la riflessione vera che volevo fare era questa, legata al distanziamento sociale, a quello che sarà la fase 2. Se la fase 2, guarda, una riflessione che mi viene è quella che la fase 2 potrebbe essere anche spontanea, perché il fatto che ci arrivino segnalazioni sul fatto che la gente esce, è vero, la gente lo dovrebbe uscire, ma allo stesso tempo mi fa capire quanto sia il bisogno adesso di veramente ritornare a riconnettersi con la società, con le persone. E saremo in grado, quando ci sarà quella fantomatica fase 2 che io odio e non voglio chiamare fase 2 ma controfase o fuori fase, chiamatela come volete, ma saremo in grado di gestire quelle che sono i potenziali rischi di contagio, cioè fate sì che il buon senso prenda il sopravvento, cioè noi possiamo uscire tranquillamente solo se capiamo quando possiamo essere un rischio per gli altri. E per capirlo ci sono tanti strumenti, tra cui quello di essere un po' più intelligenti, ogni tanto leggere qualcosa in più. Quindi il mio buon augurio è quello di sperare che questa fase 2 arrivi e che si rispetteranno quelli che sono le distanze sociali, d'accordo, tutto quanto, ma allo stesso tempo mi piace vedere che la gente prova ad evadere da queste cose, pur soprattutto se sa che non può essere un pericolo per gli altri. Non è un incitamento al fate un po' quello che vi pare, ma è bello vedere che l'animale sociale che c'è dentro di noi vuole reagire a questa cosa qua, e mi fa molto piacere, perché la mia paura è che, come diceva Camus, l'ho già detto qualche puntata fa, che il virus entra nei nostri cuori, il virus non deve entrare nei nostri cuori, ma questa cosa deve essere solo momentanea, deve essere solo una cosa di precauzione. Quindi a domani con Good Morning Bright ci saremo noi due, domani mattina alle ore 10, se non sbaglio, Marco, alle 10. Da un anno alle 10. E alle ore 17, consueto appuntamento che avete appena sentito. Ciao Marco. Ciao, buona serata. Ciao. Round the Rocks. Join the club. Ciao Eddie, come stai? Guarda Marco, sono sempre stanco. E poi ho sempre lo stomaco sottosopra. Devo curarmi. Ma Eddie... alle volte dipende solo da cosa mangi e dal tuo stile di vita. E quindi che dovrei fare? Te lo dico io. Alla farmacia del dottor Barosi troverai uno staff specializzato in nutrizione, omeopatia e fitoterapia che ti aiuterà a riguadagnare il tuo stato di forma. Perché il più delle volte, amico mio, il farmaco più potente non risiede nei lunghi cassettoni delle farmacie, ma nei nostri piatti e nei nostri muscoli. Ah, grazie. Uno staff a tua disposizione specializzato in medicina omeopatica e nutrizione. La farmacia del dottor Barosi è in Borgo San Martino 6, sulla statale che collega Bra ad Alba. Don't know.
Join the club. I always think that I know how to